Ciao ragazzi, ben ritrovati dall'Inter di Football qui a cercare di creare del calcio interstellare per voi. Oggi però con l'analisi dei Player of the Week sia Champions che settimanale classica. Partiamo dalla parte Champions, ragazzi. Football Lab non ha messo ancora i booster per i giocatori della settimana, ma li ricordo, li mettiamo al volo anche se mi pare non ci fosse nulla di super interessante. Come al solito, ragazzi, prima di cominciare vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale nel caso vi piacciono questi contenuti, perché a voi non costa nulla, ma a me fa tutta la differenza del mondo. E vi ringrazio in anticipo. Andiamo a vedere. Iñigo Martínez, difensore centrale con il boost allenatore, un difensore che per me è un grande no. Manca del 90 in un paio di statistiche fondamentali, buono il colpo di testa, anche le statistiche del salto, se non fosse che è solo 1,82 m. Buona statistica in passaggi, perché in realtà Iñigo Martínez proprio nella realtà nasce come mediano e poi viene arretrato in difesa, quindi beh. Se vi devo dire un responso molto veloce, no, non ha neanche la velocità sufficiente per giustificare il suo 1,82 m, quindi Iñigo Martínez non lo si augura a nessuno. Poi abbiamo subito Cancelanoglu con il boost di squadra, un buon giocatore collante se non sbaglio come stile di gioco. In realtà, ragazzi, scusatemi, eccolo, in italiano. Questo è con il boost di squadra, come vedete, un ottimo mediano con queste statistiche di spicco, calci piazzati e tiro a giro, proprio perché ha segnato su punizione. A questo è dovuta la carta, anche se da interista vi dico che Taremi l'avrebbe meritata molto di più. Infatti non ho capito la scelta della Konami, spero che sia perché Taremi debba uscire nel nuovo pacchetto Inter, che si spera esca presto. Ottime no, ma minimo, diciamo il minimo sindacale per le caratteristiche di un mediano, tutte sopra l'80, non male, ma ovviamente c'è di meglio come in termini di statistiche difensive di mediano. Velocità che lascia desiderare. Se vi devo dire, ragazzi, la mia, un pizzico sotto la carta che è uscita a fine stagione dei migliori giocatori della Serie A. Quindi secondo me è un pizzico sotto, però collante so che è uno stile che serve a parecchi. Da provare, nel senso, questo se poi giocate con l'Inter, questo lo potete prendere, soprattutto se non avete l'altro Calhanoglu. E andiamo poi da Ademola Lookman, però fatemi fare una cosa, fatemi mettere l'italiano già qui, ecco qua, adesso. Ademola Lookman, ecco, con il boost, un giocatore molto 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 interessante, velocissimo sia nello stretto che nel lungo, discreto fisicamente, ottimi valori in dribbling e ottima anche la finalizzazione. Non raggiunge il 90, ma manca veramente pochissimo. Secondo me spettacolare sia come seconda punta, sia come esterno a rientrare sul piede buono per calciare. Una carta secondo me molto molto interessante, che vi ripeto, prenderei. Dusan Vlahovic, che ha aggiornato anche con il boost del tiro più 3, come potete vedere. Facciamo il boost di squadra anche un attaccante che a me piace tantissimo in gioco. Non lo dico perché Juventina, perché è un po' altalenante per ora, ma di base ha tutte le statistiche per essere un top giocatore. E lo sapete perché? Lo sapete, il mio amore per i giocatori alti, che hanno una certa stazza. Guardate che giocatore, un Vlahovic che è 1,90 m e ha 88 in velocità accelerazione, veloce nello stretto, veloce nel lungo. Buone, ottime le caratteristiche di controllo palla e dribbling, una carta spettacolare questa qua a mio avviso. Finalizzazione che grazie al boost raggiunge il più 3 senza, è un po' sotto, però con il boost diventa una carta secondo me da provare al 100%, un attaccante che potrebbe essere addirittura top, perché non dimentichiamo che ha anche un ottimo contatto fisico, anche se sul colpo di testa si potrebbe fare qualcosina in più, ma è comunque un 1,90 m. Ragazzi, questa è una versione un po' più debole secondo me di Cantona, e soprattutto se voi, soprattutto per chi non shoppa, questa è una carta secondo me da considerare, da tenere in considerazione, perché è fortissima. Quindi ve la consiglio, ve la consiglio, ve la straconsiglio. Kai Havertz, altro col boost Aerial che non mi aspettavo, però va anche sul finalizzazione. Altro giocatore, secondo me, vi dico la verità, un pizzico sotto Vlahovic come punta, un pizzico sotto Vlahovic per il semplice fatto che nonostante il boost non riesca ad arrivare a 90 in finalizzazione, che per un attaccante sapete è fondamentale, però vi devo dire a questo punto come trequartista ha senso. Il problema, ragazzi, è che anche Vlahovic ha più accelerazioni di lui. Un giocatore che dovrebbe essere comunque un po' più rapido nello stretto, c'è l'85 di minimo in velocità. Però
Poi addirittura Vlahovic c'ha forse anche qualche statistica in più in controllo palla e velocità dribbling, forse sono uguali, però anche questa da provare secondo me, perché 1,93 m vuol dire tanto. Certo, le statistiche di testa di Kai Havertz sono nettamente superiori. Si può provare, ma secondo me gli mancherà qualcosina proprio nel pratico. Secondo me è un po' insipida come carta, ha un po' di tutto, ma non ha ciò che serve nei punti chiave, a mio avviso almeno, ragazzi, ovviamente. Havertz, poi abbiamo McAllister con il boost di squadra, un giocatore per me molto anonimo, come vi dicevo ancora più insipido, sa fare sempre un po' di tutto, ma non eccelle in nulla. Alexander Ba, boost di squadra, questo è un terzino offensivo del Benfica destro, velocità interessante, passaggi raso terra e alta minimo sindacale, difesa che lascia a desiderare, non è bassissimo, è anche una buona elevazione, direi che lo proverei solo come ultima spiaggia. Poi abbiamo John Duran, questo è un attaccante, una punta. Anche lui molto veloce, anche lui no, perché veloce ma non nello stretto, non raggiunge il minimo di finalizzazione 90, quindi c'è sicuramente di meglio in giro, quindi no, assolutamente no. Lucas Chevalier, questo ha il boost da portiere, questo è con il boost in game, un portiere sicuramente degno di nota, ma nulla di, cioè, c'è sicuramente di meglio, anche se è un portiere molto equilibrato che grazie al boost, non lo dimenticate, grazie al boost diventa un giocatore degno di nota. Senza il boost, ragazzi, assolutamente no. Col boost raggiunge più di 90 in diversi valori chiave e gli altri due sono vicinissimi al 90, quindi magari col boost, fin tanto che in A, potrebbe anche aver senso provarlo. Abdallah Sima invece è una, è un tuttofare, è un destro, è anche molto alto, e questo è un altro giocatore che mi piace molto, che potrebbe piacermi molto, perché è 1,88 m, velocissimo nello stretto e nel lungo, ottima elevazione, finalizzazione da minimo sindacale per un'ala, ragazzi, dribbli anche minimo sindacale sempre per un'ala. Secondo me un tentativo, cioè una possibilità gliela si può dare, non ve lo nascondo, secondo me veramente gliela si può dare una possibilità a questo giocatore, soprattutto come ala, se non avete nessuno di meglio. Non ha il boost, però considerando che se è in forma verde c'è un più 3 a tutto, non sarebbe affatto male, diciamo da prendere quando è in forma, pratica, da usare quando è in forma. Ed infine abbiamo Rico Lewis, terzino mattatore, bassissimo. Terzino bassissimo, questo è con il boost che forse è quasi meglio da mediano, perché da terzino è veramente troppo basso, ragazzi, 1,69 m, velocissimo nello stretto e nel lungo, ottime capacità difensive, ottime anche quelle in passaggi, anche se da terzino avrei preferito il passaggio alto un po' di più, però nel complesso vi direi no. Passiamo ai giocatori della settimana, dove abbiamo Robert Lewandowski con il boost dell'attaccante, istinto d'attaccante, sono tutti istinto d'attaccante quelli di oggi. Questo è il boost di squadra, un Lewandowski che è una punta veramente, se il migliore attaccante del gioco adesso in questo momento, ma in generale uno dei migliori attaccanti nella realtà, nel gioco, ragazzi, pecca sicuramente di velocità nello stretto e nel lungo, ottimo il movimento difensivo che però mi fa imbestialire il fatto che non raggiungo una 95, la stessa cosa la finalizzazione, ottimo anche il colpo di testa, buone le statistiche di elevazione considerando che è 1,85 m, buono anche il dribbling, una carta sicuramente che in stato A vale la pena provare, perché considerate che con lo stato di forma verde scuro, ma anche con lo verde chiaro, queste statistiche arrivano a 95 e più, quindi un giocatore quasi infallibile. È un po' come Milito, ragazzi, molto alta finalizzazione ma poi nel complesso molto lento, diciamo che lo dovete solo far tirare, perché se deve fare qualsiasi altra cosa non è cosa più. Abbiamo poi Matteo Kovacic, eccolo qui, altro giocatore di cui in realtà sono innamorato, ma che nel gioco rende poco, fisicamente non eccezionale, anche lui il classico giocatore insipido che sa fare tutto ma non eccelle in nulla. Paolo Gazzaniga, questo portiere invece, tra l'altro interessante, bei valori interessanti, non ve lo nascondo, da provare se non avete di meglio, ma se avete un portiere leggendario, ragazzi, ovviamente non troverà mai spazio. Olivier Boscagli, frontale extra, difensore centrale che può fare anche il mediano, 1,81 m, male come difensore centrale, almeno per me, buone le statistiche difensive, direi, ragazzi, un centrocampista, cioè un mediano, lo giocherei come mediano, ma neanche, perché secondo me non ci siamo.
Marcus Thuram, il mio Marcus Thuram, che ha, ragazzi, ve lo dico io, ha il booster in istinto da attaccante, Striker Instinct più 3, è questo qua, questo è con il boost di squadra. Due considerazioni su questo Marcus Thuram. Allora, con il boost arriva a 90 in finalizzazione, senza non ce l'ha. E questo è grave, perché anche il Thuram che uso io non ha 90 in finalizzazione, ma 95 in velocità, quindi è giustificato. In questo caso no, quindi ottima carta se lo giocate come fulcro di gioco, appunto, in attacco, come, perché ha delle statistiche di elevazione spettacolare. Cioè, lui è già 1,92 m, ha 90 in elevazione, 88 in contatto fisico, 89 in colpo di testa. Mi fa imbestialire che non raggiunga il 90, onestamente. Anche se, vi ripeto, in stato A, con il boost della freccetta ci arriva a 90 praticamente. Non male il dribbling, soprattutto non male il controllo palla. Ma ragazzi, se siete interisti, questo va provato. Altrimenti, se non giocate con i nerazzurri, cioè per forza, questo qua lo potete provare fin tanto che è in stato A, perché il boost sarà attivo e quindi potrebbe valer la pena fin tanto che il boost è attivo e che ve lo trovate sempre in forma eccezionale o comunque buona. Questo era Marcus Thuram, dal quale mi aspettavo un pochino in più, forse onestamente... Cioè, mi aspettavo quantomeno che colpo di testa raggiungesse 90, ragazzi, vi dico la verità. Eppure. Poi abbiamo Tilo Kehrer, che è un difensore centrale. Questo con il boost, 1,86 m. Assolutamente no, ragazzi. Un difensore centrale che non raggiunge le statistiche minime. Passiamo avanti subito. Federico Valverde, con il boost di squadra. Centrocampista centrale con delle caratteristiche interessantissime, ottimo il contatto fisico, 1,82 m, male in elevazione, però velocissimo, nello stretto, nel lungo, può fare anche il box to box, centrocampista box to box. Valori di centrocampo qui, questa è la versione divina di Frattesi, perché ovviamente ha statistiche molto più alte, però ancora fa un po' di tutto, ma non eccelle in niente. Reteghi con lo Striker Instinct, anche lui, questo è con il boost di squadra, stesso discorso di Thuram, raggiunge la finalizzazione solo con il boost purtroppo, però manca della fisicità di Thuram, della forza di testa di Thuram, quindi se devo scegliere fra Reteghi e Thuram, per me meglio Thuram. Georginio Rutter, questo è invece un, anche lui con il boost, Striker Instinct, siamo sicuri? Non, mi pare di no, secondo me sono confusi con Thuram che non gliel'hanno messo. Con il boost di squadra, eccolo, lui è un giocatore chiave, seconda punta principalmente, 1,82 m sinistro, buona accelerazione, finalizzazione minimo sindacale, ottime capacità di dribbling, una seconda punta decente, ma c'è sicuramente di meglio in giro. Bukayo Saka, eccolo qua, no, scusatemi, boost di squadra con l'88, ala interessantissima perché ha 88 in passaggio alto, anche un minimo in finalizzazione, anche se non, in realtà lo potete giocare anche a rientrare, ma visto che ha questo piedino per il passaggio alto molto interessante, lo giocherei come ala. Ottimo, bravo in dribbling, velocissimo, con questo 88 piedi cross perfetto. Saka sicuramente valido, tra l'altro anche specialista di cross, ragazzi, questo lo dovete far giocare a sinistra, 100-100. E poi Zurigo, Davidashvili, anche lui ha la prolifica con il boost di squadra 90-90, tutto in chiave, anche con questa è un'ala invece che deve rientrare e calciare, non la dovete giocare a destra, la dovete giocare a sinistra perché ha 88 in finalizzazione e passaggio alto penoso, quindi questa qua la giocate a sinistra a rientrare e calciare. Ala interessante, ci sono ovviamente i top tipo Mbappé e Messi, però questa qua la potete provare, è interessante. Abbiamo finito, ragazzi, i Player of the Week, questa è la mia analisi, ci sono i National Selection giapponesi che ve li risparmio, andiamo a vedere insieme qualche punto interessante dei Legacy of Legends, partiamo con il nostro Marcus Thuram, quindi altra carta di Thuram, partiamo con il boost di squadra e il livello massimo, mi aspettavo qualcosina in più, ma essendo una carta tra virgolette gratis ci sta che non sia incredibile, e infatti questo è come ce lo propone i Football Hub, ma ragazzi, con una punta che non raggiunge neanche l'85 in finalizzazione non si può guardare, quindi bisogna aggiustarlo al 100%. A questo punto bisogna capire un attimo dove bisogna andare. Io penso, ragazzi, che vado a rinunciare all'accelerazione al 100% per far arrivare la finalizzazione almeno a 85, questo con il boost di squadra solo se avete 88. Per me il discorso è diverso perché non ho nessuno con 88. Spero che col pacchetto di Inzaghi abbia una tattica almeno a 88.
A questo punto, ragazzi, bisogna capire dove, diciamo, lo si vuole far giocare. Il contatto fisico è eccezionale, ma un punticino in più lo vogliamo per far vedere quell'80 in colpo di testa. A questo punto, o lo si gioca facendo arrivare in, diciamo, la velocità a 95, come in questo caso, e poi si smistano gli altri due. Così potrebbe essere anche interessante, devo dirvi la verità, perché è un po' come ce l'avrei io. Tranne per il fatto della finalizzazione, però a questo punto poi gli altri punti o li si dà qui oppure perché un altro qui non avrebbe molto senso secondo me. Infatti no, a questo punto penso che l'altro punto lo si darebbe in dribbling, altrimenti i due punti qui neanche gli servono abbastanza, quindi penso che lo darei in dribbling alla fine. Stavo pensando che se faccio così 75, no ragazzi, preferisco dargli in dribbling. Probabilmente Turam nel migliore dei modi costruito va così, 95 in velocità, finalizzazione 85, altrimenti vi posso proporre anche una versione molto più da finalizzazione, semplicemente andando a ridurre questa, quindi e andando a potenziare di più il tiro che non riusciamo a far arrivare, ci riusciamo e come, a 90, eccolo qui. Quindi una versione invece più forte sotto porta con il 90 di finalizzazione ma meno veloce. Questo un po' dipende da come giocate. Queste sono le due build che potete avere per Marcus Thuram. Io penso che forse la prima build con 85 non mi dispiace. 95 invece 85 potremmo prenderla. La potremmo provare anche se penso che l'altra sia semplicemente meglio. E poi abbiamo, ragazzi, in realtà tutti i giocatori molto interessanti, soprattutto quelli juventini, vi dico la verità, perché c'è questo Conseil Sao che è fondamentale, veramente fortissimo, piede sinistro. Io rinuncerei tranquillamente alla velocità, con tanta accelerazione, per fargli avere, visto che a sinistro gioca a destra, quindi a rientrare, per fargli salire il tiro. Quindi questo lo facciamo arrivare a 80. Io lo builderei così, ragazzi, visto che è un sinistro. Rinuncerei un po' al cross per avere 80 di finalizzazione, dribbling e possesso stretto spettacolare, velocità di accelerazione ottime anche queste. E sì, direi così, onestamente. Questo sta in difendere, ma glielo do in forza in aria al massimo. Gli lascio l'accelerazione a 94 per avere il comportamento offensivo a 80. E ragazzi, sì, lo farei così. Anche se sto pensando se facciamo invece così. Così, ecco, li diamo in forza in aria. Questa è la build finale di Coin 6 Sao 90-95, con il finalizzazione 80. Secondo me molto interessante anche col tiro a giro 94. Ragazzi, questo da alla destra che taglia al centro, appunto, e rientra e calcia, spettacolare. Altro, veramente i giocatori juventini della Juve sono fortissimi. Guardate qua, guardate questo Timothy Weah, 1,83 m, quindi non basso, da non sottovalutare questa cosa. Questo scendiamo a 95, gli facciamo arrivare il tiro a 80 almeno. Anche il passaggio a minimo questo sindacale. Quindi, ragazzi, come però è destro, quindi dovete solo scegliere se volete farlo giocare a crossare oppure no. Quello che vi posso suggerire, se non volete farlo tirare, gli scendete questa a 75 e aumentate tutto il passaggio, anche se non arriva a chissà che valori. Però 82-81 è interessante comunque. Timothy Weah, molto interessante, anche se forse anche a destrezza possiamo rinunciare qui e vediamo se il passaggio riusciamo a portarlo al. Non ci riusciamo purtroppo, però 84-3 secondo me è addirittura meglio. Farei questo, ragazzi, come Timothy Weah, un'ala che crossa, ovviamente. E l'ultimo che manca, ragazzi, ne approfitto, faccio un po' di pubblicità. Giovanni Simeone del Napoli, lo faccio per Real Napoli Football, ragazzi, un altro canale che vi lascio il link in descrizione. Un mio caro amico che usa, che praticamente ha un progetto uguale al mio. Abbiamo lo stesso progetto. Io però gioco con l'Inter, lui gioca con il Napoli, scala in divisioni con Napoli. Lui è da PlayStation 5, quindi per molti di voi vi ritroverete anche con magari col tipo di gameplay che è un po' diverso tra PC e PlayStation 5. Quindi se volete farmi un piacere, cliccate sul link in descrizione, andate a dare un'occhiata sul canale, magari iscrivetevi, lasciate un mi piace e godetevi le partite del vero Napoli su eFootball. Andiamo a costruire, faccio anche per lui, Giovanni Simeone. Allora, portiamolo con il boost allenatore e come ce lo propone eFootball Hub, ragazzi, punta interessante perché può raggiungere 90 finalizzazioni, che è quello in realtà a cui puntiamo.
La destrezza gliela lasciamo in questo caso a 85, che è più interessante. Vado a diminuire leggermente questa velocità per far arrivare la finalizzazione a 90, secondo me è fondamentale. E per il resto, ragazzi, direi che non cambierei chissà quanto. Cioè, il minimo sindacale del 75 nel possesso stretto, una buona elevazione, anche se non eccezionale. E abbiamo 80-85 in velocità di accelerazione, secondo me veramente molto, molto carino. Con un finalizzazione di 90 vuol dire che è un cecchino questo Simeone, rapace d'aria, gli si addice. Questa è la build che farei io, che vi consiglio, di Giovanni Simeone. Consiglio a Vincenzo di Real Napoli Football. Ragazzi, siamo a tutto per oggi. Purtroppo sui Football Hub non ci sono notizie su leaks, diciamo, vari. Ah, no, ragazzi, non siamo a tutto per oggi affatto, perché sappiamo che uscirà la Spanish League Selection Attackers lunedì, ma più che altro dobbiamo buildare Iniesta nuova leggenda gratis per tutti. Ovviamente una leggenda che ha il doppio booster, quindi lo potete scegliere l'altro, ma che è molto più debole rispetto a quella che potete comprare. Vediamo come ce la suggerisce i Football Hub molto velocemente. Ragazzi, mi sto prolungando un sacco, ma vi voglio far vedere tutto. Questo è come ce lo propone i Football Hub, da addirittura ala, ma trequartista, forse mezzala. È la sua posizione migliore, più che altro perché è un po' lentino. Sono a tre quarti, però abbiamo dei valori spettacolari. Io non so se lasciarla lì, vi dico la verità, perché forse farei così. Per prendere qualche punticino in più, a questo punto lavorerei sul tiro, lasciamo 80, ragazzi. Sul passaggio voglio vedere 90-91 e magari andrei a potenziare un pochino. Non penso che possa salire di molto qua, infatti a questo punto facciamo qualcosa del genere, ma qua lascia a desiderare questo 80, ragazzi. Lascia a desiderare un pochino, peccato, veramente un peccato. Vi dico la verità, però non è che si può fare molto, purtroppo. Il tiro magari due per fargli vedere tutto 80. Ragazzi, io probabilmente lo farei così, se vi devo dire la mia, e gli darei qualcosina in più come boost ulteriore. Probabilmente glielo darei in agilità. Sì, per dargli proprio tutto nella parte fisica. Glielo darei in agilità e non sarebbe male, quasi 90 equilibrio e resistenza. Una mezzala di una tecnica spaventosa. C'è di meglio? Sì, secondo me, perché fisicamente, ragazzi, non è il top. Anche se questo era 26 anni, ce l'hanno fatto debole, ragazzi, perché ce l'hanno regalato, questo ovviamente è il motivo. Però tecnicamente non si discute, quindi potete divertirvi anche a dribblare. Poi buona la finalizzazione, minimo sindacale. Sì, buono, effettivamente per chi è free to play è un ottimo centrocampista, forse uno dei migliori. Ve lo consiglio, ragazzi, mezzala o trequartista. Andrés Iniesta. Siamo alla fine, ragazzi, direi di sì, non ci sono altre notizie. Vedremo poi se usciranno questi maledetti pack squadra. Io lo spero vivamente, ragazzi. Se avete qualsiasi dubbio o domanda, scrivetemi nei commenti, vi risponderò con molta... sarò felice di aiutarvi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questi nuovi giocatori, se c'è qualcuno a cui puntate. Io vi ringrazio ancora una volta, ragazzi, per aver guardato. Non dimenticate di passare anche da Real Napoli i Football e lasciare magari un mi piace e un'iscrizione. Grazie mille ancora, ragazzi. Io vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima.